Ce n'è stato più di uno, da un punto di vista professionale è un paio di partite difficili, una internazionale con un errore evidente e chiaro che purtroppo ha inciso molto su una partita e lì fai delle considerazioni, tiri le somme, fai dei bilanci, insomma delle volte è difficile riuscire a ritrovare l'equilibrio. Per trovare equilibrio ho avuto la fortuna di avere delle persone vicino a me, in particolare la mia famiglia, che mi hanno subito fatto rivedere e ritornare i piedi per terra con dei valori importanti, quindi far vedere i valori giusti della vita. E questo mi ha aiutato a ricominciare. Io ho fatto un derby di Messina che è stato fantastico tra Messina e Catania, una partita sospesa tra primo e secondo tempo per una mezz'oretta per invasione, quindi con un clima anche molto, molto focoso e lì è bello. In realtà la malattia mentale di un arbitro è quella di cercare sempre di fare la partita più difficile, quindi quando fai delle partite difficili e riesci a farle bene è molto bello, molto piacevole, ti dà molta consapevolezza di te stesso. Un ragazzo normale, un ragazzo che ha sempre creduto sin da giovane in quello che faceva. Io ho deciso di fare l'architetto che avevo 13 anni, quindi da lì ho scelto il percorso di studi per laurearmi il prima possibile. Ho incominciato l'università che avevo 17 anni, quindi determinato, ma veramente un ragazzo comune, con una famiglia semplice che gli ha insegnato i valori, credo, i valori giusti, quindi nulla di straordinario. Nella mia vita è stato quando ho scoperto la malattia di mia madre, che gli avevano pronosticato pochi mesi di vita e in realtà combattendo è riuscita a farcela e ancora oggi fortunatamente è viva, quindi è stato un insegnamento di coraggio e forza incredibile. Mi ha trasmesso tantissimo, tantissima energia, tantissima proprio voglia di resistere a fronte delle difficoltà, quindi è stato un insegnamento estremamente positivo. E di positivo da un punto di vista della carriera, io ho avuto la fortuna di fare le due finali più importanti, la finale di Champions League e la finale dei mondiali, allo stadio di Wembley e allo stadio in Brasile di Maracanã, quindi potete immaginare, oltre alla gioia della tipologia di partita, anche il contesto in cui l'ho vissuta, quindi sono due esperienze che sono indelebili.